ma prima di tutto. Grazie. È stata una testimonianza cruda e allo stesso tempo emozionante, con parole forti, brutali e piena di momenti drammatici, ma in grado di raccontare una storia di solidarietà, di coraggio, di chi ha rischiato la propria vita per salvare quella degli altri. Si tratta di Teresa Giovannucci, ufficialmente nominata dall'ambasciatore di Israele giusta tra le nazioni. Nata nel 1912 a Fratte Rosa, si trasferì a Riano in provincia di Roma subito dopo il matrimonio con Piero Antonioni, nativo del posto. Lì coniugi da settembre 1943 a giugno del 1944, in piena occupazione tedesca, salvarono da morte certa 8 ebrei, tra cui una bimba di appena 2 anni e mezzo, Miriam Della Riccia, oggi Memme Bevilatte, un nome diverso dovuto scegliere necessariamente per nascondersi e cambiare identità. Quella bambina, che quest'anno compirà 73 anni, oggi ha riportato la sua testimonianza ai presenti nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. L'avrei fatto anch'io per Teresa. Per Teresa o per chiunque altro mi fosse stato vicino, ma forse anche non conoscendolo, perché sapere che una persona viene discriminata, viene perseguitata o viene a correre il rischio della propria vita, beh, io cercherei di salvarla. La popolazione di Riano ci è venuta incontro, ha proseguito Memme. Tutti sapevano che eravamo nascosti in un appartamento di pochi metri quadrati e avevano tenuto il segreto, tutti, meno una persona, che pur di intascare le taglie che i fascisti mettevano sugli ebrei, ha fatto la spia. Infatti venivano promessi 5.000 lire per un uomo, 4.000 per una donna e 2.000-3.000 per i bambini, soldi che poi in realtà spesso non venivano nemmeno pagati ai delatori. Teresa ha salvato una generazione, lei ha figli e nipoti. Allora, Teresa ha salvato 8 persone, noi oggi come discendenza di quelle 8 persone che stanno lì siamo circa 30 persone, io ho 3 figli, 6 nipoti, da grandi a piccolini, dai 20 anni ai 3 anni e mezzo, e beh, ne parlo con loro, sono perfettamente a corrente, a casa mia se ne è sempre parlato, anche quando io ero piccola ho sempre saputo, ho sempre parlato con i miei figli, ne abbiamo sempre discusso. C'è un messaggio in particolare che lei riporta ai ragazzi durante gli incontri? Ricordare, ricordare e ricordare. L'importante è trasmettere e ricordare. Una storia raccontata nel libro del giornalista e vice sindaco del comune di Riano, Italo Arcuri, dal titolo Memme Bevilatte, salvata da Teresa, e presentato questa mattina in occasione del 70° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, nel giorno della memoria. Durante il pomeriggio invece è stato il protagonista dell'appuntamento alla Mediateca Montanari Memo all'interno della rassegna Con le parole giuste. Ho deciso di scrivere questo libro 4 anni fa, quando ho conosciuto la storia, ho conosciuto Memme Bevilatte. Ho deciso di farlo perché è una piccola storia di salvezza e di speranza in un oceano di desolazione e di amarezza. È una storia che incute speranza, appunto, soprattutto per le nuove generazioni, ed è la chiave di volta, secondo me, il passepartout per raccontare la Shoah, gli orrori della Shoah, facendo capire che c'è stata gente come Teresa, che fa parte dei 563 giusti fra le nazioni che l'Italia annovera, che ha dato una chiave diversa di interpretazione, si è opposta, ha lottato e ha salvato 8 ebrei. Diversi sono stati gli interventi e le domande di alcuni alunni rivolti agli ospiti, ma un ragazzo in particolare ha chiesto loro quale fosse la radice del bene e del male. Questa la risposta di Arcuri. Ho citato una frase di Nelson Mandela, che spiega benissimo la radice del male e del bene. Nelson Mandela scrive: nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartengono. Gli uomini imparano a odiare, e se possono imparare a odiare possono anche imparare ad amare, perché l'amore per il cuore umano è più naturale dell'odio.